Bene, Arex, dillo. E che devo dire? Cosa faremo oggi? Ah, già è vero! Oggi finalmente ce ne andiamo in vacanza! Esatto! Finalmente, finalmente! È arrivato il momento di prenderci dei giorni di meritato riposo. Ragazzi! Ah, no, non ci siamo! Ho bisogno di voi! Ma noi siamo in vacanza ora! Dai, vi prego! Ah, non ci posso credere! Cosa vuoi ora? Fì, ok, calmati, bevo. Infatti, pastatore, non urlare! Dai, Fimone, dici tutto, che succede? No, niente, mi sono dimenticato. Ecco, come al solito, questo ci fa solo perdere tempo. Avanti, Arex, andiamocene in vacanza. Ah no, aspettate, mi sono ricordato. Ah, ecco, vabbè, dici. Ho defifo di diventare un detective come voi. Tu vuoi diventare un detective come noi? Questa sì che è bella. Beh, non è una brutta idea. Potrebbe aiutarci con le indagini. Arex, ma l'hai visto? Ti sembra in grado di risolvere un caso? E perché no? Se ci riusciamo noi, può riuscirci anche lui. Giusto, se ci riesci tu, Arex. Sì, infatti. Un momento, che vuoi dire? No, niente. Dai, ragazzi, aiutatemi a diventare un detective come voi. Beh, non è mica una cosa semplice. Io lavorerò fodo, ve lo giuro. Non ne dubito, però per diventare un detective bisogna essere molto determinati, ecco. Chi vi lo fo? Bisogna essere molto forti. Chi vi lo fo? Avere molta pazienza. Lo fo. Essere dotati di un olfatto molto sviluppato. Lo fo. Essere intelligenti. Lo fo. Avere, come dirlo con delicatezza, una buona memoria. Lo fo. Simone, avere una buona memoria significa non dimenticarsi le cose facilmente. Vivi, lo fo. Ok, lo sai, quindi non penso sia il tuo caso, insomma. No, io riesco a ricordare qualsiasi cosa. Ah sì? Sì, un momento, di che stiamo parlando? No, Arex, non c'è niente da fare. Lui non ha la stoffa per fare il detective. Ma dai, pastatore, diamogli una possibilità. Ma non mi sembra il caso, dai. Lui soffre di perdita di memoria a breve termine. E quindi ha comunque il diritto di provare. Ma state parlando di me? No, Fimone, stiamo parlando di tuo fratello. Ah, ok. Cioè, lo capisci, Arex? Non possiamo farlo lavorare con noi. Ma potrebbe comunque esserci utile, no? Ma cosa? Ci rallenterebbe e basta. Sì, però, sai come si dice, no? Volere e potere. No, Arex, non sempre volere e potere. Dai, non dire così. Io penso che niente sia impossibile, basta volerlo. E se io in questo momento volessi smaterializzarmi tutto d'un tratto e ritrovarmi a Parigi? Pensi che si potrebbe fare? No, ok, questo è alquanto improbabile. E se io adesso volessi spiccare il volo? Che ne so, se mi arrampicassi in cima ad un palazzo e mi lasciassi cadere nel vuoto? Pensi che spiccherei il volo? Anche questo è alquanto improbabile. E se io adesso volessi diventare invisibile? Così, puff, da un momento all'altro. No, ok, anche questo è improbabile. Ecco, quindi non è vero che volere è potere. Sì, ma se non provi non puoi mai sapere, no? Ragazzi, mi sono appena ricordato di non avere un fratello. Quindi non state parlando di mio fratello. No, Fimone, prima ero sarcastico. Io e Arex stiamo cercando di prendere una decisione. Ah, ok, fate pure. Grazie. Stavo dicendo, pastatore. Ok, tu adesso non puoi spiccare il volo. Però se tu lo volessi davvero, potresti, che ne so, farti costruire delle ali, prendere un aereo, inventarti qualcosa per poi spiccare il volo. Cioè, ovvio che le cose non puoi averle ora e subito. E questo è il significato di volere e potere. Col tempo e la volontà è possibile raggiungere qualsiasi obiettivo. E penso che con Fimone ce ne vorrà tanta di pazienza. Ragazzi, scusate, ma secondo me state parlando di me. Sì, Fimone, stiamo parlando di te. Ah, quindi avete defifo di farmi diventare un detective come voi? No. Sì. No. Sì. No. Sì. Dai, pastatore, riflettici un attimo. Ci sono dei casi troppo difficili da risolvere in due. Un terzo aiuto ci farebbe solo comodo. Io credo non ne sia capace. Beh, gli insegneremo noi. E va bene, proviamo. Fiii. Va bene, adesso ti daremo delle lezioni su come diventare un bravo detective. Sì. Iniziamo da una domandina facile facile. Allora, ci sono tre dinosauri: un brachiosauro, un parasaurolofo e un carnotauro. Uno di questi ha sbranato il tuo migliore amico. Secondo te chi è stato? Pastatore, ma la risposta mi sembra ovvia. È stato... Zitto, Arex. La domanda non è per te, è per lui. Ah, ok. Allora, ti fanno tre dinosauri. Un brachiosauro, un
Aspettate, mi ripetete i tre dinosauri, per favore? Ci sono tre dinosauri: un brachiosauro, un parasaurolofo e un carnotauro. Uno di questi tre ha sbranato il tuo migliore amico. Hanno sbranato il mio migliore amico? Aiuto! Qualcuno mi aiuti! Hanno sbranato il mio migliore amico! Un momento, ma i miei migliori amici siete voi? Oh! Ma voi non siete morti? Sì, allora... è solo per dire, Fimone! Facciamo finta che qualcuno abbia sbranato uno di noi! Io vi vendicherei! Sì, ok, ma non è questo il punto! Facciamo finta che qualcuno venga a sbranarci! Chi? Il sospetto ricade su tre dinosauri! Un brachiosauro, un parasaurolofo e un carnotauro! Secondo te, chi è stato? Non lo so! Dai, rifletti! Due di questi non possono essere stati, no? Perché solo uno di loro è carnivoro! Ah, sì, mi sembra giusto! Allora, quindi... È stato... Il tirannofauro! Sì! Cioè no! No, il tirannosauro non era tra questi tre. Ho detto che c'era un brachiosauro, un parasaurolofo e un carnotauro. Quale di questi tre è stato? Io lo so! Lo so, Arex, zitto! Allora, è stato il carnotauro, no? Gli altri due sono erbivori. Esattamente! Ora, un'altra domanda. Qualcuno ha rubato le uova di un brachiosauro. Il colpevole ha lasciato delle impronte enormi a tre dita. È stato un Compsognathus, un serpente gigante oppure un allosauro? No, non sono stato io. No, mi sto riferendo a te. Cioè, un altro allosauro. Io non lo so. Aspetta, fammi pensare. Allora. Passatore, io lo so. Arex, lo so che lo sai, ma non è per te la domanda. Va bene. Allora, l'ha fatto un'impronta enorme a tre dita. È stato di nuovo il carnotauro, quello di prima, no? Ti ho detto che i sospettati sono tre. E sono un Compsognathus, un serpente gigante o un allosauro. Mi ripeti il terzo dinosauro? Un allosauro. Ma io non sono stato, giuro. Ho capito, Fimone, non sei stato tu, tranquillo, è stato un altro allosauro, dai. Allora è stato un allosauro. Bravo. Sì, l'hai detto tu. Oh cavolo, deve essermi scappato. Vabbè, non vale. Sì, bastatore, vale. No, non vale. Sì, vale. Non vale. La risposta l'ho data io senza volerlo, perciò non vale. Sì, ma lui è stato abbastanza attento da capirlo. Questo significa che è molto attento ai dettagli. È una dote fondamentale per un detective. Sì, dai, potrebbe essere. Ora passiamo alla prossima prova. Vediamo un po' cosa possiamo farti fare. Oh, ciao ragazzi, che fate? Ciao Pato Mauro, stiamo cercando di spiegare a Fimone come si risolve un caso. Sì, diventerò un detective. Questo è tutto da vedere. Oh beh, buona fortuna. Grazie. Ciao. Ciao ciao. Comunque, quale potrebbe essere la prossima prova? Ok, alle domande ci torneremo dopo. Adesso dobbiamo insegnarti a salvare la vita a un dinosauro. Ah, come si salva la vita a un dinosauro? Allora, presumiamo che tu debba calarti dal soffitto con una corda. Sì, come Mission Impossible. Esatto. Allora, per fare questa prova ci servirebbe una corda. Beh, poco fa è passato a Pato Mauro, no? Potremmo farci prestare il suo nastro. Sì, mi sembra un'ottima idea. A Pato Mauro, torna qui! Ok, arrivo. Ecco fatto, sta arrivando. Che c'è? Ci presteresti un secondo il tuo nastro? Il mio nastro? A cosa vi serve? Dobbiamo fare una prova con Fimone. Te lo restituiremo entro la fine della giornata, promesso. Va bene, però non dimenticate di ridarmelo, ok? Sono molto affezionato a questo fiocco. Tranquillo, te lo ridaremo il prima possibile. Ok, ecco fatto. Grazie mille, allora ci vediamo dopo. Mi raccomando, abbiate cura del mio nastro. Tranquillo, lo difenderemo con la vita. Lo spero bene, a dopo. A dopo. Bene Fimone, adesso abbiamo una corda su cui farti appendere. Ok, allora che devo fare? La prendo? Sì, prendila, ora l'attacchiamo qui su quest'albero. Benissimo. Ora appenditi sulla corda. Ok. Ora io tiro di qua e tu verrai sollevato da terra. No, aspetta. No, io soffro di vertigini. Benissimo. Ora fai finta che Arex sia una donzella in pericolo. Ah sì, oh povero me, sono una donzella in pericolo. Aiuto. Oh mamma mia, aiuto.
volato troppo in alto! Mamma mia, quanti metri faranno? Ma sarai appena un centimetro da terra! Ok, Fimone, adesso ti mollo e tu cerchi di afferrare Arex in volo. Pronti? Via! Ah! Oi, 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 mamma mia! Vabbè, dai, non è andata poi così male. È stato un completo disastro. Ma dai, Vastatore, non essere così duro con lui. No, dobbiamo ritentare. Boh, secondo me non serve. E perché no? Se vuole essere uno di noi, deve essere anche in grado di salvare una vita. Ma lui è in grado di salvare una vita. Lo ha già fatto una volta, ricordi? Anzi, più di una volta. Davvero? E quando? Ma come, non ti ricordi? Perché io soffro di perdita di memoria. Ah già, giusto. Una volta mi hai salvato la vita, Fimone. Mi stava cascando una torre addosso e tu mi hai preso al volo. Ah wow, allora sono un eroe. Ah, e va bene, avete ragione. Allora andiamo avanti. Ciao ragazzi, che fate? Oh, ciao Veloci Marco. Stiamo cercando di far diventare Fimone un bravo detective. Buona fortuna. Già. Non è un'impresa facile. Ma dai, Pastore, non dire così. Io ho fiducia in Fimone. Ci riuscirà di certo. Io non ne sarei così sicuro. Comunque, in bocca al lupo. Io vado. Ciao. Sì, ciao, Veloci Marco, ciao. Comunque, allora, la prossima prova sarà... fammi pensare. Che c'è? Un ragno! Il nastro! Disastro! Che disastro! Il nastro, Arex! Non ho capito, ripeti! Il nastro di Apato Mauro! Apato Mauro? Qui non c'è Apato Mauro! Sto parlando del fiocco, Arex! Il fiocco di Apato Mauro! È sparito! Esaurito? Chi è esaurito? Arex! È sparito il fiocco di Apato Mauro! Capisci? È sparito il suo fiocco! E chi è Rocco? Il fiocco! Ah, il fiocco! Oh mamma! È sparito il fiocco di Apato Mauro! Cosa facciamo ora? Dobbiamo ritrovarlo assolutamente, Vastatore! Non può essere sparito nel nulla! Qualcuno deve averlo rubato! Che fu Fede? Chi ha rubato Cofa? Qualcuno ha rubato il fiocco di Apato Mauro! Avanti, Arex! Dobbiamo ritrovarlo! Un momento! Questa potrebbe essere l'occasione di Fimone! Potrebbe aiutarci lui a ritrovarlo! Proprio come un vero detective! Giusto! Questo è il tuo momento, Fimone! Facci vedere cosa sei in grado di fare! Tranquilli, ragazzi! Io risolverò il capo e diventerò un detective bravissimo come voi! Bene, mi piace la sua determinazione! Cos'è che dobbiamo fare? Questo è il tuo momento, Fimone! Devi scoprire chi ha rubato il fiocco di Apato Mauro! Ecco, altrimenti quello ci divora! Ma no, che dici, Pastatore? Apato Mauro non è carnivoro! Sì, nel senso che ci ammazza, Arex! Ah, e chi ha rubato il fiocco di Apato Mauro? Ma se lo sapessimo, a quest'ora non ci sarebbe nessun caso da risolvere, no? Dai, Pastatore, calmati! È alle prime armi, lui! Quindi dobbiamo scoprire chi ha rubato il fiocco di Apato Mauro. Esatto. Riflettiamo. A chi potrebbe interessare uno stupido fiocco? Non lo so. E se non ci mettiamo subito ad indagare non lo scopriremo mai. Deve essere sicuramente un appassionato di fiocchi. Vero! Deve essere un amante dei fiocchi, non c'è dubbio. Tutto questo non ha senso. Per caso avete visto qualcuno passare da qui? È passato Veloci Marco poco fa. Allora è stato Veloci Marco. Ma perché Veloci Marco dovrebbe rubare il fiocco di Apato Mauro? Che cosa se ne farebbe? Effettivamente, Pastatore, prima che passasse Veloci Marco il nastro c'era. Era proprio qui davanti a noi. Poi è passato lui e puff, il nastro è sparito. Sì, è vero, ma non ha senso. Primo, Veloci Marco non è un ladro. E secondo, non mi sembra un appassionato di fiocchi e nastri. Sì, però riflettete. Magari ha visto il fiocco di Apato Mauro per terra e ha creduto che lo avesse perso. E quindi sicuramente lo avrà preso con l'intento di riportarglielo. Pastatore, a me sembra una giusta osservazione. Effettivamente non ci avevo pensato. Magari è proprio così. C'è solo un modo per scoprirlo. Già, dobbiamo seguire le tracce di Veloci Marco. Troviamolo e vediamo se è stato davvero lui a prendere il nastro. Bene, ottima idea. Iniziamo ad annusare il terreno. Bene, annusiamo il terreno. Un momento ragazzi, ma che stiamo facendo? Stiamo seguendo le tracce di Veloci Marco. Avanti, vieni con noi. Ok. Apato Mauro? Eh?
Oh, veloci Marco, ciao. Sono venuto a riportarti questo. L'ho trovato per terra, perciò immagino tu l'abbia perso. Oh, il mio nastro. No, non l'avevo perso. L'avevo prestato ad Arex e Bastatore. Ah, cavolo, infatti era proprio vicino a loro. Sì, mi avevano detto che serviva a Fimone per delle lezioni, immagino. Ah, cavolo, allora c'è stato un malinteso. Non ti preoccupare, comunque grazie per avermelo portato. Oh, eccoti qui, veloci Marco. Oh, l'ha preso davvero lui il nastro. Oh, bravi Arex e Vaftatove. Avete rifolto il cavo anche questa volta. Ma veramente sei stato tu a risolverlo, Fimone? Davvero? Sì, sei stato tu a sospettare che il nastro lo avesse preso veloci Marco. Non è vero, Vastatore? Sì, è vero. Brutto da ammettere, ma è così. Oh, allora sono un detective. Sì! Adesso Fimone è uno di noi, vero? Sì, diciamo che potrebbe esserci utile. Sì, che bello! Benvenuto, Fimone. Ora sei uno di noi. Investigatore Vastatore, agente Arex e ispettore Fimone in azione. Che bello! So già che me ne pentirò amaramente. Tutta la mia vita è una menzogna. Una menzogna! Vastatore! Adesso basta! Eh? Lo so cosa stai pensando! Lo so che ti senti ferito! Però pensaci bene! Io e te siamo dinosauri vissuti sotto il dominio degli umani! Ci hanno detto tante cose nella nostra vita! Magari nemmeno io sono un tirannosauro! Magari sono solo una gallina geneticamente modificata! Ma che importa! Nella vita ci diranno tantissime bugie che ci feriranno! Ma noi dovremmo stringere i denti e andare avanti! Non mi importa che tu sia un vastatosauro, un tirannosauro o un'iguana troppo cresciuta. Per me sei il dinosauro più forte che sia mai esistito. Mi hai salvato la vita tante volte. Ho passato l'infanzia chiuso in un recinto, senza amici e senza genitori. Eppure, grazie a te è stata l'infanzia più bella che potessi desiderare. Io non so che dire, Arex. Anzi, sai una cosa? Ora che abbiamo scoperto che anche tu sei un tirannosauro come me, mi sento ancora più simile a te e sono ancora più orgoglioso di essere tuo fratello. Quindi mi vuoi bene anche se sono solo un tirannosauro? Certo che sì! Tu sei il mio eroe! Grazie, Arex. Anch'io ti voglio bene. Ecco, adesso torniamo dagli altri. Ok. Eccoci qua, ragazzi! Ho recuperato Ma Vastatore! Dove sei? Vastatore! Vastatore, che stai facendo? Andiamo di là, gli altri ti stanno aspettando. No, Arex, mi vergogno a farmi vedere dagli altri. Ma ti vergogni di cosa? Adesso mi vedranno tutti come un normale tirannosauro e non più come un potente vastatosauro. Oh, ma allora tutto il discorso che ti ho fatto non è servito a niente. Essere un tirannosauro non è mica una cosa da poco. Sei comunque più forte e potente di tutti gli altri. Io sono più forte? Sì! Sei un tirannosauro, ma sei comunque più grosso e forte di un tirannosauro normale. Vero! In qualche modo sono comunque speciale. Giusto! Era questo che intendevo. Io sono Vastatore, il tirannosauro più potente di tutti. Esatto! Sono più forte! Sì! Più potente! Sì! Più veloce! Sì! Più robusto! Sì! Più intelligente! Sì! Bene, mi sono ripreso, andiamo! Aia! Oi oi oi! Ragazzi, io sono Vastatore, il tirannosauro! E sono fiero di esserlo! Perché io non sono un tirannosauro qualsiasi! Sono la versione evoluta di un tirannosauro! Non sono un Vastatosaurus Rex! Ma sono comunque speciale! Quindi portatemi rispetto! Perché io sono fortissimo! Il tirannosauro più forte che sia mai esistito! Perciò, amatemi! Ok. Ho esagerato? Sì, un pochino. Ma quindi, dato che abbiamo capito che non sei un vastatosauro e che i vastatosauri non esistono, adesso dovrei cambiare nome? Nah, il nome Vastatore mi piace. Me l'ha dato l'Indominus Rex, perciò mi sono affezionato. Pensate a chi si chiama felice e in realtà è sempre triste. Oppure a chi si chiama fortunato e in realtà è sfigatissimo. Cioè, il mio nome è figo. No? Ma se appena hai avuto il nome nemmeno ti piaceva? Sì, vabbè, nemmeno la felpa gli piaceva. Va bene, la vita può capitare di cambiare idea, no? Eh sì, l'unica cosa che ti è piaciuta subito non appena l'hai vista è Carla. Carla,
Amore mio, dove sei? Mi manchi tanto! Oh no, ecco che ricomincia! Certo che stai diventando lunatico, eh! Devi imparare a controllare i tuoi sbalzi d'umore! Bastatore, sinceramente, ora che so che sei un tirannosauro mi piaci di più. Beh, in realtà sono sempre lo stesso. Già! E poi è una cosa buona! In questo modo potresti anche procreare e portare avanti la razza dei tirannosauri. Ma io... Io volevo procreare con Carla! Bastatore, non ricominciare! Ok, giusto. Oh, dignità! Ragazzi, ma non sentite uno strano odore? Sì, lo sento. Ma... E quello chi è? Eh? Ciao. Eh? Da quanto tempo è lì a fissarci? Scusami. Bastatore. Che c'è? Forse è meglio se non ti avvicini a lui. Perché? È un allosauro. Oddio. È quello che ha ucciso i tuoi genitori? No, non è lui. Quello aveva un aspetto più aggressivo. Questo invece ha la faccia da scemo. Effettivamente. Però è meglio non avvicinarsi. Non c'è da fidarsi degli allosauri. Ma magari non è un allosauro. Aspetta, ora chiedo. Oh mamma, sta attento! Ciao! Piacere di conoscerti. Io mi chiamo Vastatore e sono un vastatosauro. Sei un tirannosauro! Ah, giusto, scusa, devo farci ancora l'abitudine. Dicevo, io mi chiamo Vastatore e sono un tirannosauro. Cioè, non sono un normale tirannosauro. Sono comunque più grosso e forte, perciò diciamo che sono un tirannosauro evoluto. Cioè, se hai visto King Kong, sicuramente ti sarai accorto che somiglia ad un vastatosauro. Ma, i vastatosauri non esistono. Quindi, non sono un vastatosauro, ma un tirannosauro che somiglia ad un vastatosauro, comprendi? Accidenti. È difficile da spiegare anche per me. Ricominciamo da capo. Quando ero ancora un uovo, gli umani hanno iniziato a fare esperimenti su di me per farmi assomigliare ad un vastatosauro. Ma in realtà sono un tirannosauro normalissimo. Cioè sì, sono comunque un tirannosauro speciale, ma sono pur sempre un tirannosauro, capì? Non un vastatosauro, ma un tirannosauro, ok? Cioè somiglio ad un vastatosauro, però comunque sono un tirannosauro. Perché quando ero nell'uovo gli umani hanno fatto degli esperimenti su... Oh, Vastatore! Vuoi darci un taglio con questa storia? Stai diventando pesante. Oh! Giusto, mi sono dilungato troppo con le presentazioni. Dicevo, io sono Vastatore, il tirannosauro. Cioè, non proprio un tirannosauro normalissimo, ma un tirannosauro speciale. Ancora! Ma di che sei un tirannosauro e basta, no? Ah, e va bene. Sono Vastatore, il tirannosauro, fine. Oh, bravo. Tu invece chi sei, straniero? Da dove vieni? Io sono Fimone. Eh? Io sono Simone. Ok, quindi ti chiami Simone. E che tipo di dinosauro sei, Simone? Simone. Ho capito che ti chiami Simone, ma che tipo di dinosauro sei? Ah, io sono. Simone. Ok, abbiamo capito che ti chiami Simone. Ma che tipo di dinosauro sei? Simone. Ma è scemo o cosa? Simone. Ho capito, basta! Chiedigli cosa è venuto a fare qui. Ok, cosa sei venuto a fare qui, Simone? Simone. Ma dici Fimone perché hai la S moscia o ti chiami proprio Fimone? Io sono Fimone. Ho capito, ma ti chiami Simone con la S o con la F? No. Con la F. Con la F? Con la F. Con la S? Con la F. Con la F allora? Con la F. No, senti, io non posso andare avanti così. Parlaci tu, altrimenti lo sbrano. No, io non parlo con gli allosauri. Senti, bello, inizia a parlare come si deve, altrimenti ti mangio vivo. Chiedili che cosa ci fa qui. Ok, allora gli chiedo cosa ci fa qui. Senti, coso, cosa ci... Cosa ti faccio qui? Cioè, ragazzi, non so che dire, è lui che ha chiesto a noi cosa ci fa qui. Cioè, è incredibile! Scusate, che io soffro di perdita di memoria a breve termine. Che dici? Io soffro di perdita di memoria a breve termine. Io dimentico le cose. Ricordo che sono stato mandato qui da qualcuno
Non mi ricordo perché. Chiedigli se è stato mandato qui dagli umani per darci la caccia. Ok, per caso ti hanno mandato gli umani per dare la caccia a noi? Cosa sono gli umani? Sono delle scimmie senza pelo, bruttissime e antipaticissime. Sì, mi hanno mandato loro. Mi hanno mandato qui, sì. Per prendere il teschio delle brame e per uccidere Arex e Vastalore. Ora è tutto chiaro. Quindi vi dovrei uccidere. Ma non lo farai. Ok, allora prenderò solo il teschio delle brame. Troppo tardi, l'ho distrutto. Ok. Quindi ora siamo amici? Questo è ancora da vedere. Ragazzi, gli umani hanno mandato questo pollo a darci la caccia. Ma adesso Fimone è dalla nostra parte, eh? Sì. Però, quando gli umani non vedranno tornare Fimone con le sue prede, sono sicuro che verranno a cercarci loro di persona. Quindi, la mia proposta è questa. Trasferiamoci in un'altra zona. Così, se gli umani dovessero tornare, non ci troveranno. Sì, ottima idea! Sì, ci sto! Bene! E Fimone verrà con noi. Vero Fimone? Sì. Benissimo, andiamo ragazzi. Non c'è tempo da perdere. Lasciamo questo posto. Andiamo. Sì, andiamo. Sei proprio un bravo tirannosauro, lo sai? Oh, grazie, così arrossisco. Dai, andiamo. Allontaniamoci da qui. Sì, andiamo via. Smammiamo. Aspettatemi. Ragazzi! Cosa? Che c'è? Ma non mi sono ancora presentato. Io sono Fimone. Ho capito che sei Fimone. Andiamo!